dimostrare a tutti che voi non valete assolutamente meno rispetto a chi ha fatto la maturità nel 2010, nel 1990. Ciao belli e bentornati sul canale. Oggi parliamo della maturità 2021. Prima di iniziare, io sono Buono, questo è il mio canale, qui sotto trovate dei link. Se vi sto simpatico, attivate il pulsantino in cui c'è scritto iscriviti e attivate tutte quante le notifiche. Maturità 2021, parliamone assieme. Allora, per prima cosa, proprio due, tre, quattro informazioni tecniche. Partiranno gli orali il 16 giugno, sarà un unico orale di circa un'ora, ok? Si partirà dall'elaborato che lo studente valutato, che dovrà essere valutato, porterà alla commissione. Da lì poi si inizierà una serie di percorsi differenziati in cui si spazierà da una materia all'altra, sempre insomma prendendo spunto dall'elaborato. Soprattutto quest'anno avranno peso, che cosa? Avranno peso le esperienze anche extracurricolari dello studente. Quindi un orale unico della durata di un'ora, quindi circa più del doppio di un vecchio orale normale, ok? Che arrivava però dopo 3-4 prove scritte. Io sono favorevole a questo mega orale perché secondo me la valutazione scritta non ti porta a sapere in realtà se questo studente è davvero maturato oppure no. Non penso che la maturità di uno studente si basi sulla conoscenza a memoria di un certo testo, di un elaborato, eccetera. Io credo che per sapere se qualcuno è davvero maturo, ok, bisogna avere modo di avere un colloquio, un ampio colloquio con lui, vedere come risponde, come si pone, come non si pone, in che linguaggio usa, in che maniera riesce a creare dei collegamenti. Quindi sono favorevole ad un mega orale piuttosto che a delle singole prove scritte che si sommano. Questo però è il mio parere. Ovviamente il tutto va sempre studiato al meglio, però al solito quando una cosa nasce non è perfetta, piano piano cresce, si adatta, migliora. Detto ciò, io volevo dire semplicemente due cose a tutti i maturandi 2021. Quali? Adesso ve le dico. Cosa numero uno, i professori. Io lo so che voi li odiate, cioè voi tutti gli studenti del mondo, il 99,9% degli studenti, in modo particolare coloro che devono affrontare la maturità, odia i propri professori. Bene, non sono tutti dei pazzi, non sono dei pazzi, ok? I professori sono delle persone che molto spesso, nella stragrande maggioranza, sono persone che hanno la testa sulle spalle, ok? Sono persone mature, consapevoli, che fanno benissimo il loro lavoro, che tengono tantissimo ai loro studenti, ok? E al solito non è che perché qualcuno un po' esagera, un po' bizzarro, un po' strano, allora sono tutti così, qualcuno è più severo, allora sono tutti così. Sono al solito, sono le eccezioni, come ci sono in tutti i lavori. Quindi il professore sa benissimo da che tipo di anno arriviamo a questo esame di maturità. Quindi sotto quell'aspetto non dovete aver paura di questo, non dovete aver paura degli insegnanti. Gli insegnanti, che siano interni e esterni, sono persone adulte, sono persone che sanno benissimo che tipo di percorso avete purtroppo dovuto seguire quest'anno. Quindi didattica, poi si ritorna, poi non si ritorna, stop, e poi il 50%, e poi il 75%, e ancora a casa, e poi si ritorna. Non sono dei pazzi, quindi sotto questo punto di vista potete stare tranquilli, state tranquilli, perché gli insegnanti sono esattamente come voi, cioè arrivano a questo percorso, a questa conclusione esattamente come voi, con le stesse difficoltà, se non di più, perché qualche insegnante è un po' in là con l'età e con la tecnologia non si è trovato proprio a suo agio. Quindi davvero abbiate fiducia negli insegnanti, non pensiate che siano tutti quanti severi, ingiusti, eccetera, eccetera. Non è vero. Gran parte degli insegnanti è corretta, precisa e soprattutto tiene tantissimo ai propri studenti. Provando a tranquillizzarvi in questo modo, ok, volevo anche aggiungere che in realtà, ragazzi, la maturità, se voi chiedete a chiunque, chiunque, chiunque abbia già sostenuto la maturità, è un qualcosa di molto grande, molto grande. Prima di doverla affrontare, ma una volta che ci sei su, una volta che l'hai superata, ti guardi indietro e dici: ma davvero avevo paura di quella roba lì? Ragazzi, è molto più uno step mentale piuttosto che poi una prova davvero difficile che ci porta ad uno stress assurdo. Ecco, ovviamente ci sono alcuni ragazzi che vivono in maniera ansiosa, in maniera stressante questo esame, ed è anche giusto, sotto certi limiti, che sia così, perché vuol dire dimostrazione di affetto, vuol dire che ci teniamo, vuol dire che è la conclusione di un percorso a cui noi abbiamo dato molto, ok? Però davvero, ragazzi, non
caricatevi, sovraccaricatevi di ansia, ok? Perché davvero ci ripenserete e direte: ma come facevo ad avere paura di quella roba lì? Quando si crescerà i problemi diventeranno altri, le cose cambieranno e davvero la maturità sarà solo un bellissimo, bellissimo ricordo. Cosa però molto importante, dopo aver provato appunto a sollevarvi un po', ecco, io una cosa ve la devo dire adesso, no? Ragazzi, dovete rimboccarvi le maniche, perché che vi piaccia o no, voi avete purtroppo, ok, questo asterisco, ok? Rimarrete per sempre 2020-2021 i maturandi dell'età del Covid, del periodo Covid, e quindi con scuola fatta in didattica, appunto come dicevamo prima, con esami diversi dal solito, eccetera, eccetera, eccetera. Questo vi porterà, secondo me, nel futuro ad essere visti sempre con una luce diversa, un occhio diverso. Ah sì, però tu sei stato, hai preso la maturità nel 2020-2021 col tuo esame un po' così. Secondo me sì, può essere che questa cosa accada, e quindi dipende tutto da voi. Io credo che purtroppo voi da un certo punto di vista sarete segnati da questa esperienza, spero che ne usciate più forti, però davvero dovete rimboccarvi le maniche, soprattutto nel futuro, e dimostrare a tutti che voi non valete assolutamente meno rispetto a chi ha fatto la maturità nel 2010, nel 1990 o nel 2018, ok? Quindi davvero, ragazzi, dovete però rimboccarvi le maniche, perché sì, la cosa brutta è che dovrete sempre dimostrare di essere delle persone valide, però, secondo me, una volta dimostrato di saperci davvero fare, allora acquisterete una fiducia da parte di chiunque dovrà darvi un lavoro, un incarico o vi chiederà una prestazione, una fiducia assurda, perché avrete completamente ribaltato il suo pregiudizio. Quindi davvero rimboccatevi le maniche. Belli, niente, questo è un mio video sulla maturità 2021, spero vi possa servire per ampliare un po', pensare qualcosa di diverso, per tranquillizzarvi, soprattutto davvero, ragazzi, state tranquilli. Io giocavo a calcetto prima di ogni esame, cioè prima di ogni prova, io ero lì che giocavo a calcetto. Poi, cioè, insomma, al momento dell'esame ho studiato, eccetera, eccetera, però anche un po' svagarsi, cioè svagatevi anche, non andate in sovraccarico, ok? Belli, questo è il mio canale, io sono Buono, parlo di tutto, se vi va di sostenermi, beh, iscrivetevi al canale, pulsantino rosso, e ciao belli!